Adesso creeremo il bordo su questo quadrato che ci servirà poi per unire le mattonelle una vicino all'altra. Quindi usiamo un uncinetto medio grosso, entriamo nelle asole, partiamo da un punto a destra ovviamente, tiriamo dentro il filo e all'inizio prendo tutti e due i fili per ancorarli in questo modo. Dobbiamo riempire lo spazio fra un gruppo di asole e l'altro. Allora cosa facciamo? Facciamo 3 catenelle, quindi 1, 2, 3 catenelle, entriamo nel gruppo di asole vicino, tiriamo dentro il filo e tiriamo dentro subito nell'ultima catenella. Procediamo sempre allo stesso modo facendo 1, 2, 3 catenelle. Andiamo a prendere l'altro gruppo di asole, tiriamo dentro il filo e lo tiriamo subito dentro all'ultima catenella che avevamo. Ancora così, 1, 2, 3 catenelle. Prendiamo un altro gruppo di asole, tiriamo dentro il filo e qui siamo arrivati nell'angolo, quindi dobbiamo formare un angolo di un quadrato e faremo 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle, normalmente il doppio delle 5 e le 6 catenelle, e andiamo a prendere le altre asole. Tiriamo dentro il filo e sempre dentro l'ultima asola. Di norma sono 3 catenelle che vanno bene su quasi tutti i tipi di lana. A volte però potrebbero servirne 4. Dipende anche un po' anche dalla tensione che usate del filo, dal tipo di lana che avete usato, quindi dovete regolarvi voi. Il procedimento comunque rimane sempre lo stesso. Qui sono nell'altro angolo e faccio ancora le 6 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6 e vado a prendere l'altro gruppo di asole. Qui sono in un punto dove mi trovo anche un filo in più, che è il filo che mi unisce il lavoro quando lo stendo sul telaio e ce l'ho in due lati, quindi vado ad inserire l'uncinetto sempre nel gruppo di asole, prendendo dentro anche quel filo, devo fare in modo che rimanga in alto, tiro dentro il mio filo e lo tiro dentro l'ultima catenella. Adesso qui in questo punto io devo fare sempre 3 catenelle, faccio la prima catenella normale come se il filo non esistesse, la seconda catenella la faccio passando sotto e prendendo il filo con cui sto lavorando. La terza catenella la faccio passando sopra di nuovo e vado a riprendere il gruppo di asole, considerando che questo filo fa parte delle asole, quindi lo devo tenere alto. Tiro dentro la lana e tiro dentro all'ultima catenella che ho fatto. In questo modo il filo viene inglobato nelle catenelle e non si vede più. Ripetiamo. Allora, una catenella da sopra, una catenella la faccio scavalcando l'altro filo sotto e una terza catenella sopra e vado a riprendere il gruppo di asole riprendendo anche quel filo che devo tenerlo insieme agli occhiali. Tiro dentro la lana e tiro dentro l'ultima catenella. Di nuovo una catenella da sopra, una catenella da sotto, un'altra catenella da sopra e vado sempre a prendere le asole comprese di filo. Sono già arrivata nell'altro angolo, tiro dentro, quindi qui io devo fare le 6 catenelle nell'angolo e farò una sopra, la seconda passando sotto, la terza passando sopra, la quarta passando sotto,
la quinta passando sopra, la sesta passando sotto e poi vado a riprendere di nuovo il gruppo di asole. Tiro dentro il filo e lo tiro dentro sempre. Quindi di nuovo una catenella, la seconda passando sotto, la terza passando sopra. Di nuovo raggruppo tutte le asole. E quindi manca l'ultimo angolo dove devo fare 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle. Vado a puntare al centro della prima, tiro dentro il filo e lo tiro dentro subito nell'ultima catenella. Qui taglio il filo, però io normalmente tengo un pezzetto lungo circa 60-70 cm, taglio e tiro dentro questo filo per bloccarlo. Questa agugliata mi servirà poi per unire l'altro quadratino da questo lato e il bordo della mattonella è finito in questo modo.